Insieme con il piano per il periodo estivo rivolto alle persone con maggiori difficoltà che devono affrontare anche l'emergenza del caldo, un nuovo strumento per il potenziamento della rete di emergenza sociale è stato approntato dal Comune di Napoli. Una vera e propria centrale operativa sociale che trasforma le varie iniziative di teleassistenza e telesoccorso in un solo numero telefonico, quello che leggete in sovraimpressione, 24 ore al giorno e tutti i giorni dell'anno, sia per segnalare ogni esigenza legata al pronto intervento sociale, sia per fornire un punto di ascolto e per ottenere informazioni sull'intera offerta di servizi sociali ed assistenziali. Un orientamento al cittadino che lo mette in collegamento con i servizi sociali del comune e con le cooperative sociali e le associazioni che operano sul territorio. Segnalazioni che riguardano minori, violenze familiari, persone senza fissa dimora, anziani e salute sono solo alcuni dei possibili casi per i quali ci si può rivolgere alla centrale operativa, ma iniziare ora significa soprattutto inserirsi nel più ampio piano legato all'emergenza climatica estiva. Abbiamo costituito un'anagrafe delle persone fragili in raccordo con tutti i servizi sociali delle 10 municipalità e avremmo la possibilità di monitorare, tenere sotto controllo, informandoli preventivamente, ricevendo dalla Protezione Civile un bollettino meteorologico ogni giorno e potendo quindi prevedere quattro livelli di allerta differenziati, delle unità di strada che offriranno ristoro alle persone che vivono in strada, scuole e strutture aperte nel periodo estivo perché i senza dimora abbiano la possibilità di consumare un pasto all'ombra, ma anche di poter fruire semplicemente di servizi igienici e di una doccia. Mobilitiamo complessivamente più di 400 operatori che faranno grande attenzione a quello che accade in strada e quello che accade presso il domicilio. Una sorta di prova generale di quello che oggi iniziamo ma che manterremo per tutto l'anno.